Breve recap dell'episodio precedente. Ah, se non hai ancora visto l'episodio precedente, clicca prima in alto a destra. Dopo questa scorpacciata di cultura e dopo aver passeggiato sugli stessi sentieri calpestati da persone vissute più di 2800 anni fa, si è fatta una certa ed è ora di cena. E quindi direzione a Basanta a 12 km. Questa sera si cena alla trattoria sarda Armidda. Proveremo la cucina sarda gourmet. Cosa ne pensi? Prima volta in un ristorante gourmet. Qual è la tua prima impressione? Che bisogna mettere il tovagliolo sulle gambe. Tutto lì, niente di più. Nonostante fosse parecchio tardi, il personale di sala e lo chef Roberto Serra ci accolgono benissimo. Come assaggio di benvenuto ci portano subito una amuse-bouche delicatissima. Crocchettine di riso con la maionese fatta da loro e grissini stirati a mano. Beh, c'è poi nessuno lì. Qui dobbiamo fare. Qui siamo a livello novel cuisine, quindi fai il fine, Nico. Fai finta di essere fine. Buono. Un bel cin. Tutti sanno che il vermentino d'estate spacca e questo lo fa in modo particolare. Appena avrò la possibilità lo farò arrivare, buonissimo. Qui è arrivato il primo giro di antipasti, abbiamo una battuta di vitello con maionese e capperi di un paese della zona, prosciutto crudo, pane fatto dallo chef, poi lì abbiamo una battuta di carne su dei crostini di pane e lì la testa di maiale, può essere una cosa del genere. Altro tipo di pane, tipo una mega bugia salata. Sfidiamo i 35 gradi odierni con una bella minestra. Minestra di fregola con brodo di capra. Questa zuppetta era veramente ottima, proprio ruspante, sapori tipici, veramente buonissima. Cioè io non sono mai mangiato originale fatta dalle nonne, ma questa era veramente buona. Sì. Allora, qui abbiamo maialino, cavolo rosso e patate. In Sardegna poteva mai mancare il porceddu? Vediamo, io non sono un amante del porceddu. Sì, per questo la cura ci sarebbe. Quale? Abbatterlo. Ma cosa? Cazzotti! Vediamo se qua mi fanno cambiare idea. A differenza sua, sono venuta meno in Sardegna e non avevo mai mangiato il porceddu. Ma questo maialino non è niente male, scrocchiarella, tantissimo buono. È arrivato il tiramisù. Tocca anche mangiare questo. Vedremo di farcene una ragione. Tutto eccezionale, ma la fregola con la pecora è davvero tanta roba. Abbiamo apprezzato la proposta dello chef, un mix di piatti moderni e alcuni della tradizione sarda, ma rivisti in chiave moderna. Locale consigliatissimo. The next day. Siamo sempre in provincia di Oristano. Siamo a Cabras. Sì, sul mare. Ci siamo spostati dall'entroterra, dal villaggio nuragico. Dopo una lauta cena di ieri sera. Alla costa. Andiamo a visitare un altro sito archeologico, il sito archeologico di Tarros, antica città prima Finito. Bizantina, poi cartaginese e dopo ancora romana. Non e andiamo. Finito. Oh, ma sempre taglia corta, madonna. Nico deve ancora riprendersi un attimo, il cappuccino no lui. Il latte e il croissant non sono stati sufficienti a risvegliare i neuroni. Papà è già super operativo, sta già guardando percorsi, non percorsi, forse, buono, non so. E gli disse, la cilla! E via che si va. Allora, iniziamo il giro solo i due adulti perché faceva troppo caldo per Elvis. Allora, come abbiamo detto, questa è stata una città, Tarros, fondata dai Fenici all'incirca nell'VIII secolo, avanti Cristo. Vicino a un vecchio insediamento, un vecchio villaggio nuragico. Della dominazione fenicia rimangono più che altro dei resti di culto, in particolare le tombe dove venivano sepolti i bambini morti in fasce.
poi è stata dominata dai cartaginesi, cui testimonianza saranno le colonie doriche del tempio, e poi è stata conquistata e dominata anche dai romani, che hanno invece dato vita, costruito le strade con la classica struttura tipica delle città romane, hanno fatto le fogne, e adesso andiamo a vedere un po' il tutto seguendo la Piero Angela. Io sto camminando dove hanno camminato i romani, pensa a te, e prima ancora i fenici. Dobbiamo salire qua, caro Papi. Come dobbiamo salire qua? Sì. Andiamo a vedere il toffetto. Il posto è bellissimo, perché c'è a 360 gradi, si è circondati dal mare. Questa parte proprio dell'istmo è proprio il colle di Murrumannu, non so se la pronuncia sarda sia corretta, però dove sorgeva il primo insediamento nuragico, risalente a prima ancora della fondazione della città di Tharros. Il colle di Murrumannu presenta uno spaccato delle successioni e stratificazioni culturali che hanno accompagnato lo sviluppo dell'insediamento tarrense dalla preistoria alla tarda antichità. Oh, ma sempre taglia corto, madonna! Chi se ne frega, ma andiamo oltre il bidet dei romani, per favore. Ecco, terme numero 2, vedi qua ci sono un po' di cosine. Via, andiamo a vedere le terme. Che rimane del tempio, l'altra area termale, sempre fatta in basalto, c'era lo spogliatoio accanto e il tepidarium, la sala di passaggio dai locali caldi a quelli freddi. Ci facevano già capire, cioè, dobbiamo attivare la circolazione in qualche modo. Poi c'era l'ipocaustum, la camera d'aria sottostante il pavimento. Oh, ma sempre taglia corto, madonna. Tutta l'area termale, varie vasche. Dai, lì si vedono ancora le scale, vedi? Sì. E quelle specie di colonne finte. Sì, inquadrale. Quelle sono le scalinate. Visto che siamo proprio in versione Piero Angela, andiamo a recuperare anche Cagnolino e Bimbo e andiamo al freschetto tutti, al museo in cui sono conservati tutti i reperti che sono stati rinvenuti in questa area, in area adiacenti, perché in quest'area qui abbiamo appurato che nella zona di Oristano ci sono, oltre a tantissimi nuraghi, sono state rinvenute anche delle statue tipo di giganti, abbiamo visto in un monte Prama, non so dove sono, che siano conservate le statue. Comunque andiamo anche a fare il giro in un museo, giusto per stare un po' al fresco, perché va bene la Sardegna, bella sì, ma meno male che ci è venuto in mente di cambiare questa mattina e venire qua verso il mare, perché sennò saremmo dovuti andare ancora nell'entroterra. Un altro posto nell'entroterra. Forse è meglio farlo in altri periodi dell'anno, un viaggio nell'entroterra sardo, via. Ma magari in futuro replicheremo un altro giro in Sardegna. Ed eccoci giunti adesso al museo di Cabras. Come si vede nella locandina del museo, il pezzo forte sono sicuramente le statue dei giganti, ritrovati sui Monte Prama. Erano guerrieri, arcieri e pugilatori. È inimmaginabile pensare a quanti oggetti sono stati ritrovati da queste parti. Gioielli di incantevole fattura, senza contare i cocci vari in terracotta. Una cosa che mi ha colpito molto sono le candele ad olio che hanno ancora i segni delle bruciature intorno al foro di uscita.
Reperto assai interessante sono anche i 999 lingotti di piombo del peso di 33 kg l'uno ritrovati poco lontano da queste coste. Pare che la nave sul quale stavano navigando sia lentamente affondata e che siano stati ritrovati nella stessa posizione nel quale si trovavano al momento del naufragio. Alcuni lingotti portano ancora il cartiglio del produttore impresso durante la fusione. Inoltre vennero ritrovati chiodi in buono stato di conservazione oltre alle ancore delle navi. Esperienza davvero interessante. Adesso è ora di un piccolo spuntino. Allora, dopo cultura, cena gourmet, concludiamo il tour nell'Oristanese da un bar non proprio gourmet con piada, toast e gelato. Aguetta. Aguetta e alla prossima. Forse ancora in Sardegna. Ciao ciao. Nino, spegni tu.